Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovissimo video di Minecraft. Oggi io e Nico siamo stati rinchiusi, ma non in prigione, ma in una scuola. È peggio di una prigione, probabilmente. Se, come tu lo pensano così anche tutti gli studenti d'Italia, e anche io, che tu non sei più uno studente, Nico, sei Non mi bendato rubare il te. fiore, l'ho Tu lasciato mi hai qua per la dato il maestra. fiore. L'ho lasciato qua per la maestra, sei tu che l'hai rubato. Ecco, Allora, magari ci fanno scusa. scappare così. Va bene. Comunque, Nico, dobbiamo uscire a scappare da questa scuola che è quasi infestata. Ci sono tantissimi E enigmi. beh, Sei che ci vuole, pronto? guarda. Vedi? Aperto. Siamo sul Non era tetto. quello il tasto per scappare, vero? Non è. Possiamo scappare, tipo, Vabbè, possiamo. dal tetto, easy, vai. Ah, guarda che Scavalca. bello che lì c'è un campo Ma da se qualcosa. facessimo. Aia! Scavalchiamo? Aspetta, 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 che scavalchi da qua almeno. Fai un salto. Non posso scappare! Mannaggia. Ma dai, ma dai, ma Ci ho che non lo sperato per sei, un sta attimo. cosa? Ci ho Allora, qua c'è una sperato. porta in ferro. E qua Ok, c'è qua una c'è una leva, leva e ventiliamo. penso che. Ma. Ascolta, sei tu quello che capisce le cose di Redstone, perché non si Ma c'è apre? solo una leva! Non so perché non si apre. Aiuto, cosa sta succedendo qua? Allora, aspetta, controlla bene sotto ogni cosa che qua c'è qualcosa che non quadra. Allora, qua c'è un Guarda. calderone d'acqua. Sicuro sotto ogni cosa, secondo me è una Non lo stupidata. so. E dove vuoi controllare? Che Non lo altro c'è so, non qui? c'è nulla qua. Ma Magari che bisogna. vuoi? Devi andare tipo qui sopra, Nico, sono troppo geniale. Clicco la leva e si è aperta la Oh! botola. Ma Ah, quanto sono easy! intelligente, Ho Nico. trovato un Gentor Key qua Gento. Ok, dentro. prendiamo la Gento Key. La qua la cobra lascio a te io. Quella la prendo io, La cesta è grazie. chiusa. La cesta è chiusa. E cosa ci fai con quel Aspetta, tripwire? genitor, cos'è che voleva dire che non sono E esperto? genitore, genitore. Cosa di cliccare qualcosa qui? No, genitor non vuol dire Qui sulla genitore. leva? Proviamo. No, Non funziona. allora, Allora, posso sempre salire da qualche parte? Non c'è scritto niente. Qua ci sono delle grindstone, tipo puoi riparare Cosa qualcosa? c'è così qui dentro? C'è qualcosa? Oh, c'è un foglio! C'è scritto S3. S3. Cosa che dobbiamo fare S3. adesso? Cosa devo. Adesso posso fare qualcosa? No, allora è un codice. Dobbiamo capire. Magari Dobbiamo è tipo lanciare Dama. questo oggetto da Magari qualche battaglia navale, parte. no? Tipo, Che guarda, questo è oggetto? uno, due. Non funziona, Nico. Ma io non credo funzioni così. Allora, aspetta, S3 è tipo una coordinata, presente battaglia navale, no? Sicuro? Non penso che sia No. così. Dobbiamo buttare Qua dentro c'è il un blocco. calderone. Prova. Non funziona. Scusa, ma sta cesta perché non si apre? Non lo so, ok? Non Ma sto tu hai capendo. qualcosa o no? Ho Cos'hai? una chiave. Ma perché con quella. Non ci posso credere. Cioè, tu trovi una cosa e non provi ad aprirci la cesta. Cosa c'è dentro? Tutto, il mondo intero, un ox sapling, tantissime Che non ci cose. serve per scappare da qua? Dei seed, una Non ci garden servono. shears, delle Quella potrebbe stringhe, servirci. una pala, una Anche quella leva. può servirci. E la leva, anche quella può servire. La leva può essere La leva può essere piazzata piazzata. sopra. Ok. Il quartz stairs. Quindi posso aprire queste cose? A che vantaggio? Non lo so, le ho rotte però. Bravo, cosa ti devo Grazie. dire? Non lo so. Ma qua c'è la concrete. Tu hai detto. Cosa? Aspetta, cos'è che può spaccare la pala? Quartz stairs. La La pala! pala? La pala light grey concrete Lì powder. c'è la light grey. E questa roba qua cos'è? Una scala? Guarda, Nick, ma che bravo che sei! Ah, ma hai capito cosa devi fare? Vai, fammi. Così. Oh, siamo troppo Easy! intelligenti! Sì, Siamo troppo insomma. intelligenti! Adesso Insomma, qua c'è un vaso. c'è Qua un c'è un vaso. Allora, barrel tu con prendi del tutto quello ferro. che c'è. Qualcosa? Ho del ferro che si Tu chiama prendi il peso. cobweb. Quindi ci Ok. serve come peso. Penso Proviamo a di scendere sì. qua. Ok, qua c'è Study Room Infirmary Class 3A. E Allora, qua qua c'è c'è tutta la scuola Study praticamente. Room. Qua c'è un Endrod. Libreria. Un Oh cactus. mio Ho Dio, ma è enorme. preso un cactus, Nico. Ok. E cosa Vorrei. ci vuoi fare con un Ah, cactus? ma tu fidati di me. Servirà prima o poi un cactus. Vabbè, aspetta, qua c'è qualcosa tipo dell'acqua Ok, e qua ho del trovato bone qualcosa. meal. Anche io devo bombine dell'acqua, però non posso Però no, prenderle. esatto, neanche io posso prenderli. Mannaccia. Allora, qua c'è l'infermeria. Proviamo a rompere i quadri, non si Qua ci possono sono rompere. foglie. Foglie spaccali, vieni È qua. vero, posso rompere le foglie con. Queste non Magari dobbiamo mettere posso. qualcosa nel container, nel Cosa hai composter, fatto? scusami. Ho Hai fatto letto qualcosa il che non dovevo manuale? fare. Queste non posso romperle? Ho trovato il manuale in Buongiorno. caso di incendio. È utile qualcosa? In caso di incendio, rompere il vetro con il rompivetro e premere Rompi l'allarme. vetro, io rompi vetro. E penso che ci Non è. serva No, scherzavo, qualcosa. non è rompi vetro, stavo scherzando, era una battuta. Ah, tu sei un Allora, rompivetro. dobbiamo rompere il vetro in qualche modo, ok? Allora, tu intanto prendi tutte queste foglie che ci sono in giro. Io sono in una stanza molto buia e Ho spaventosa. detto le foglie. Non posso prendere quelle foglie, ok? Perché no? Non lo so, non posso. Qua c'è un disco, c'è una Oh! patata. Oh! Ho attivato un pistone. Possiamo andare qua sotto? C'è della redstone! Ho Ci sono anche dei rotto la pulsanti qua. redstone! Ho fatto qualcosa? Non lo so.
Io ho rotto della redstone. Una porta in ferro, però è rimasta chiusa. Ok. Qui è tutto chiuso. Cioè, non so se dovevo rompere quella redstone. Forse non avrei dovuto farlo. Penso di sì, però. Ormai è troppo tardi. Hai non ragione. Facciamoci neanche queste domande. Di qua? Non c'è niente. Di qua non c'è un cavolo. Altre foglie, non puoi rompere neanche queste? Quelle no, non posso proprio romperle. Oh, comunque non puoi fare nulla, sei inutile davvero. Ma è colpa mia! Ho trovato senza... Ma che... Cos'è che ho trovato, Nico? Loco, vieni un attimo. Arrivo, sto arrivando. Allora, io pensavo che questi cosi qua fossero dei blocchi. Dove, dove sei? Infermeria. Ok, infermeria. Qua io pensavo che fossero dei blocchi, però si possono aprire. Ah, bomb needle, stick, prendi tutto, Nico, prendi tutte le bottiglie. E c'è anche un foglio con scritto E1, prenditelo. Ok, perfetto, E1, interessante. Abbiamo... S3 e 1. Però aspetta, ora che ci penso, qua c'è il bombial e le cose, sì. No, le bottigliette. Nico, segreto, trovato segreto. Oh. Guarda qua che bravo che sono, siamo in classe. La classe terza, eccola dov'era. C'è un'ascia. Ah, questa è quella per spaccare il vetro, mi sa, eh. Ehi. No, questo rompi i cartelli. Ok, e qua ci sono dei cartelli che possono essere piantati sul block of quartz. Ok, va bene. Però io posso rompere questi cartelli. Mary. No, perché li rompi? Posso romperli? No, mi sa che dobbiamo rifare tutta la classe. Dobbiamo fare da capo? Cioè dobbiamo iniziare la mappa? No, okay. Non hai capito niente. Ho delle leather boots. No, loco, tu non hai capito. Cosa è successo, Nico? Vieni qua, c'è un rebus difficilissimo da risolvere. Tipo che non dirmelo. Ogni banco parla di qualcuno. Tipo questo banco dice: mi spiace che Henry debba stare davanti ad Oliver. Questo è un problema. Quindi dall'altra parte, John ordine. E Claire, dobbiamo mettere ognuno al suo posto, col loro nome. In ordine. Sì, mi scappa la cacca. Vado anch'io in bagno. Allora, nel frattempo che io ho letto tutti i cosi e fatto tutti questi nomi, Nico era andato in bagno. Io ho fatto la cacca. Nico è andato in bagno per tipo 15 minuti. Ho fatto la cacca. Quindi per 15 minuti io sono qua a fare queste cose. Questo e è io ho fatto classe. La cacca. E ho scritto tutti i nomi qua, ok? Ok, io metto l'ultimo, come si chiama? No, mi sa che li ho già messi tutti. Cioè ne mancano due, però mi sa che non ci servono. E come dobbiamo fare? Devo cliccare il pulsante? No, allora praticamente, vedi qua che c'è un coso? Chi è coso? Questi sono tutti gli armadietti. E io qua ho una blank keycard. In cui devo scrivere un codice. Ah, e tu hai due cifre di codice. O sbaglio? Non lo so. Io non... No, non è questo codice, mi sa che è un altro codice da scrivere. Ok, non ho ben capito, però devo scrivere un codice con i nomi dei studenti. Ah, tipo... Che codice vuoi? Non lo so. Io non ti capisco. Allora, fai così, prendi la blank keycard e devi scrivere ogni singolo codice che puoi ottenere. Che ma io non trovare. Credo che... Non lo farò. Cioè, tu fallo! Credo di aver trovato il codice. Hai trovato il codice, come hai fatto? In modi poco legali, HAD tipo. Aspetta, A. Ma non ho più XP io. HAB. Sì. Angela, Henry, Armand, Brian. Gli studenti del primo banco. Easy. Però io non ho i livelli di farlo. Che faccio io? Di qual era? AHAB. AB, perfetto. Fatto così. E mo dov'è che devo metterlo? Simon. No, qui Simon. Dov'è Simon? Faccio così. Dovresti poter aprire la pagina di Simon. Nico. All Glass Breaker. Non posso. Ah, aspetta, va suonata l'allarme. Esatto, dobbiamo suonare l'allarme. Ma dove sta l'allarme? Era di qua, mi ricordo io che era di qua. Io non l'ho mai visto questo allarme, sinceramente parlando. Ah, eccolo! Vai. Fire alarm! Clicca te, Nico, clicca! Hai cliccato? Ah no, l'abbiamo tolto. Fire alarm is offline. Ok, e adesso? Ah, aspetta, fammi leggere il mio fire manual. Hai ok, fire manual? Le porte di emergenza si apriranno automaticamente. Non è questo. Questa era la porta di emergenza, ho rotto il cartello per sbaglio prima. Ah, ci sarà qualcosa in giro. Nico, ho trovato il terzo foglio. Dove stai, oh? Si è scritto o è una 0 o è una O, quindi O4. O4. Ok, e abbiamo un codice, quindi? Abbiamo un codice, sì, abbastanza codicioso. Abbastanza, non troppo. Ma qua c'è un altro codice. Ma P-5. Un altro codice, basta. P-5. Ho trovato un jungle sapling. Quello non ci serve assolutamente a niente. Jungle sapling. Ok, grazie. Vengo. Ora quanti, abbiamo tutti i codici? Ne ho 4 io. Ma tipo fanno delle iniziali? S-P-E-O. Se, speo. Aspetta. Sepo. Aspetta. Peso. Aspetta. S. Ah no. C'è qualcosa? Speravo uscisse fuori qualcosa di strano. C'è tipo... S qua. C'è Simon. Ma Simon è già qua. No, dove l'ho visto prima. È Simon lì Simon. Niente. Qua c'è qualcosa. Ah, qua c'è un altro codice. D5. Basta. Mi sono tolto queste cose.
Secondo me hai detto, dici qualcosa per forza. Poi non posso romperli. Nico! Ho visto qualcosa! C'è un buco! Hai visto? Ma dove? Ma sei matto? Guarda, guarda col... Ti giuro l'ho visto! Ah, mio Dio! E c'è un libro, lo vedo da qua ho io. Ho preso un... Ah, non diary. Ah, giugno aspetta, non 23. Era un armadietto. Giugno 23 2020. Ho accidentalmente dato fuoco alla libreria. Nessuno sospetta di me, però. Ma mi devo liberare del finte stile che ho rubato dal laboratorio di scienze prima che qualcuno se ne accorga. Ho deciso... Qua c'è il suo armadietto. Ho deciso di nascondere il finte stile dentro un armadietto. Con una, con una password. Qual è la password? Ha messo 8 knots in giro per la scuola. In caso si dimenticasse. Oh mio Dio, noi ne abbiamo quante? Ognuno in un'area diversa. Si è stupido, si è dimenticato l'ordine delle note. E quante però, ne hai tu di note? Allora, in si ricorda momento? Che c'era una logica dietro di quelle, ma non sa quale. Vabbè, questo è svelto quanto a te. Comunque, quante ne hai tu al momento di note? 5. Ne servono, quindi servono ce ne mancano ancora 3. Esatto. Allora, ancora in questa stanza l'abbiamo fatta. Questa stanza l'abbiamo fatta. Penso di sì. E io non mi ricordo. Neanche io, Nico. Questa qui mi sa che non c'è niente. Forse qui sopra. Allora, devi cercare in ogni singolo punto possibile. Ma io non mi ricordo in che stanza abbiamo trovato. E cerca e stai zitto, non lamentarti. Allora, qui l'abbiamo trovata, che me lo ricordo molto bene. Poi qui, pure, credo. Ma qui non c'è nulla, forse questo non posso prendere, questo no. Qui sopra gli armadietti non c'è niente. Dico, ma non è che per caso è un jukebox, te? È qua nel jukebox, in qua nella study room. Io ho due libri, ho due dischi. Hai due dischi? E tu hai dei dischi, non me l'hai detto. Pensavo fossero collezionabili. Uno si chiama la nona sinfonia di Beethoven. E l'altro invece sono qua, i Queen. Vieni qua subito, dove you. Sei? Possiamo metterci qua. Dammi i Queen, forza, mi piacciono i Queen. I Queen, eccoli qua. Non mi sembrano i Queen, però. Non qua, però. Ce n'era un altro nella stanza, in un'altra stanza. Di coso, di, vieni qua. Di jukebox. Guarda qua, guarda qua. Metti l'altro. Nona sinfonia. Ho capito, Nico. Io no. La redstone che tu hai rimesso, brutto pirla, l'avevo rotta per un motivo. Pacca. Adesso guarda e cosa ora? Funziona. Forse l'altro. Riproviamo l'altro, vediamo se funziona. Io ci ho provato in qualche modo, non funziona niente. Mannaggia. Io ti ho pure creduto. Boh, pensavo che avessi trovato la soluzione. Questo invece c'ha da fare con i jukebox. Ma non è che hai un altro libro tu? Un altro disco? No, scusami. No, no, io non sono solamente questi io. Ah, ehi, vieni qua. Cosa c'è, Nico? C'è scritto requisiti per entrare nel club quelli nascosti. Il club dei nascosti? Cut ties to your past. Ok, abbiamo tagliato la redstone, ok? La musica rock. Bring your own water. Ci serve dell'acqua anche. Ah, le boccette. Vado Ma ho capito. Quindi la musica rock sono i Queen, non Beethoven. We'll rock. Andiamo sì. Su. Vado a riempire le bottigliette. Andiamo su a riempire la forza. Abbiamo trovato l'inghippo segreto. Quindi se io faccio questa cosa qui e riempio tutto questo e metto la musica rock. Praticamente devi farlo prima, musica rock. Ah, Nico, il club segreto. Abbiamo la S3. Ma S3, cioè avevamo già S3. Abbiamo due S3, Nico. Sarà doppio codice, boh, che ne so okay, io. Ehi! Ci mancano solo... scusa, ti ho chiuso dentro, Nico. Aspetta che ti apro. Bentornato dal club segreto. Allora, Nico, qua c'è del vetro. Io forse posso romperlo per accedere a un'altra cosa. Che vetro, sopra? Ok, c'è una leva, Nico! Oh! Che diavolo? Sono geniale, Nico! Ok, chiamami genio loco. Non ti chiamerò mai in questo modo. Allora, qui c'è... Ci deve essere forza qualcosa. Queste foglie le puoi spaccare? Forse posso... Vediamo se posso romperle. Dov'è il mio coso? Rompi tutto! Posso romperle, Nico? Ok. Qua? E possiamo fare... Nico, guarda cosa c'è lì. C'è un composto già attivato. Ah, ok, sì. Quindi se io mettessi dei semi... Oh, io un codice! A7! Ma... Ok, ne manca uno? Sì, ce ne manca solo uno. Ma quella pressure, la vedi? Devo fare tipo... Aspetta! Oh! Fai allarme sistema online. Easy, dovevo lanciarci sopra un peso, però in realtà ci ho lanciato dell'erba. Sei troppo intelligente, Nico. Nico, ho trovato qualcosa di strano qua sopra. Aspetta, dove stai? Ho trovato qualcosa, posso provare a vedere, non vedo niente, però. Dove stai? No, allora, in fondo, sali sulle scale sul tetto. Cosa hai trovato di strano in un tetto? C'è tipo un buco nascosto qua da qualche parte, qui. Ma tu che cosa buco? C'è un buco qua. Prova a vedere. Buco? È vero, c'è un buco, aspetta che se lancio un peso, tipo. Prova a vedere. Oh! Pistone attivo.
Adesso? Oh, barrel C1! Li abbiamo tutti, Nico! Oh, sti pesi sono utili, eh. Mamma ora mia, me lo devi dettare. Aspetta, l'ordine? Forse ordine cronologico? O... No, non credo. Aspetta, dimmi come sono fatti i codici, tipo. D5, S3, S3, C1, E1, O4, P5, A7. Nico, tu non puoi capire l'intelligenza. Sì? C'era scritto nel libro di Unknown che dovevamo mettere il passcode. E se uniamo le lettere, esce passcode. Quindi qual è il Quindi numero? 5, 7, 3, 3, 1, 4, 5, 1. Ok, se hai sbagliato, ti disconosco. Giusto? No. È impossibile, giusto per forza. No, hai sbagliato. Flint & Steel! Andiamo a bruciare la libreria, Nico. So cosa fare. So cosa fare. Dobbiamo bruciare la libreria. Easy. Libreria. Guarda, lì c'è il sensore, esattamente sopra il sensore. Dove è il sensore? Lì. Lì qui, sul soffitto. Esattamente qua. Funzionato? Credo che dobbiamo premere anche il pulsante. Che pulsante? Ah, dell'allarme del fuoco. Premilo! Ma come offline? Aspetta, devo andare a riattivare l'allarme. Mannaggia, il fuoco c'è! Perché mi dice che è offline? Vabbè, aspetto qualcosa, Nico, ma non capisco che cosa. E se vuoi te lo riclicco di nuovo, tiè. Allora, qua c'è il coso, però forse l'ho cliccato troppe volte, l'ho tipo storto. Nico, basta, è troppo. Ma perché almeno funziona, no? Allora, vediamo, tu tieni premuto, attivalo. È attivo. È offline, mi dice. Senti. Cosa stai facendo, Nico? Guarda, casa mia i pompieri fanno così. Siamo scappati! Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Questo video è durato un'ora di registrazione. Buon editing. Non voglio mai più fare video del genere. Spero che vi piacciono. Spero che non vi piacciono. Ciao a tutti.